Allora ragazzi, volevo parlare un po' dell'accessione di Pellegri al Monaco e dico subito che mi dispiace perché comunque un attaccante, cioè un giovane italiano, quando viene di speranza, di prospettiva, che quando viene venduto all'estero mi spiace. Avevo letto nei giorni scorsi che sembrava che la Juve l'avesse praticamente preso, invece poi leggo che va al Monaco per una cifra importante, 20-30 milioni di euro, e devo dire che mi dispiace, avrei preferito che rimanesse in Italia. Mi ricordo che aveva anche fatto qualche gol qualche tempo fa, era stato lanciato titolare, aveva anche fatto bene, poi mi sa che è tornato un po' nel dimenticatoio. Ora capisco che è un ragazzo di 16 anni, che ha ancora tutto da dimostrare, però dispiace che tante squadre italiane non abbiano il tempo barra la voglia, il senso di voler rischiare anche a far crescere dei giocatori italiani, giovani italiani. È importante, ragazzi, questo. Cioè, il Barcellona ha vinto tutto, con Xavi, con Iniesta, con Messi, che anche se non è spagnolo, praticamente è nato nella loro cantera. Busquets, tutta gente è venuta fuori dalla primavera, dalla cantera. Ora è chiaro che non è che nascono tutti i giorni gente come Xavi e Iniesta, però bisogna coltivarli i giovani. Io sono contento, parlando di noi, del Milan, che abbiamo comunque anche ora uno zoccolo duro, importante, italiano, e sono contento che tanti vengano fuori proprio dalla nostra primavera. Penso a Calabria con classe 96. Penso a Cutrone, che praticamente a 19-20 anni sta quasi facendo, insomma, il titolare nel Milan. Penso comunque a Locatelli, che ok, magari ha fatto quell'esploit, quei due tiri da fuori, quei due gol con Juve e Sassuolo. Magari si pensava anche meglio, ma comunque è sempre un giovane del 98 che bisogna avere la pazienza di aspettare per vedere, per verificare, per evitare magari un altro errore stile Cristante. I calciomercati del Milan degli ultimi anni mi hanno fatto tanto innervosire, tanto arrabbiare, perché non c'erano soldi, perché Galliani aspettava a Ferragosto a fare mercato, era tutto un prestito e ci ridevano tutti dietro. Però una cosa buona è stata praticamente che il fatto di non avere soldi da spendere ci ha costretto quasi a dover lanciare, puntare qualche ragazzo giovane nostro. Infatti è da lì, se avessimo avuto tanti sempre soldi da spendere, sicuramente saremmo andati a puntare sempre gente straniera. E invece, vedi, con gli anni noi, anche costretti appunto dalle circostanze che Berlusconi chiudeva rubinetti, è uscita gente comunque come Donnarumma, come Calabria, ripeto, come Locatelli, poi c'è Cutrone, c'è stato Cristante. Quindi è importante avere uno zoccolo duro di italiani, perché anche nei momenti di difficoltà sono convinto che una squadra che ha più giocatori italiani possa compattarsi meglio e affrontare meglio le difficoltà. Quindi dispiace leggere questa notizia di Pellegri che va all'estero. E ragazzi, fatemi pensare, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate in merito, e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!